Il Paradiso, puntata del 27-1, tra Adelaide scoppia la passione. Nell'ultima puntata settimanale, dal 23 al 27, del Paradiso delle Signore che andrà in onda venerdì 27 gennaio su Rai 1 alle 16:05. Vittorio prenderà la decisione di allontanarsi da Matilde per non soffrire ulteriormente. Mentre Tancredi approfitterà della situazione per portare sua moglie dalla propria parte. Intanto, la contessa e il suo pupillo penseranno ad un modo per accedere all'evento al circolo che vedrà celebrare il fidanzamento di Flora con Umberto e Ludovica con Ferdinando. Gemma accetterà l'invito di Carlos e apprezzerà la sua compagnia durante la serata. Ma qualcosa turberà il suo stato d'animo, Marco tornerà dall'America e si presenterà alla festa. Marcello e Adelaide riusciranno a stuzzicare la gelosia dei propri ex fidanzati. Infine, Vito si preparerà per cenare a casa delle Veneri, ospite di Maria, alla quale vorrà raccontare tutta la verità sul proprio passato. La serata di Barbieri e della nobildonna Sant'Erasmo prenderà una svolta imprevista, tra Marcello ed Adelaide scoppierà la passione. Nella prima parte della puntata numero 90, del Paradiso delle Signore, Vittorio prenderà una decisione importante per il suo stato d'animo. Infatti, dopo che la signora Frigerio ha deciso di dare una seconda possibilità al suo matrimonio e a suo marito, il proprietario dell'atelier deciderà di allontanare la donna per non soffrire ulteriormente. Ad approfittare di questa situazione sarà, ovviamente, Tancredi che cercherà di guadagnare la fiducia di sua moglie per mettere in pratica il suo piano di farla tornare a Torino. Nel contempo, Marcello e Adelaide penseranno a lungo su come accedere ai festeggiamenti che celebrerà il fidanzamento dei propri ex compagni. Ma come sempre la contessa troverà il modo di riuscire nel suo intento. Successivamente, la serata al circolo sembrerà andare secondo i piani, tutto perfetto come è stato organizzato dalla signorina Brancia. Inoltre, Gemma accetterà l'invito da parte di Carlos di presenziare insieme alla festa di fidanzamento di Ludovica e tra i due ci sarà una bella complicità. Infatti, per la prima volta, dopo tanto tempo, la giovane Zanatta riuscirà a sentirsi a proprio agio a fianco ad un uomo. Tuttavia la bella sensazione verrà interrotta dall'inaspettato ritorno di Marco. Intanto, al circolo, si presenterà anche la nobildonna di Sant'Erasmo accompagnata dal signor Barbieri ed insieme riusciranno a suscitare la gelosia di Umberto e Ludovica, i rispettivi ex fidanzati. Nella parte finale dell'ultimo appuntamento settimanale con il Paradiso delle Signore, Vito verrà invitato a cena a casa delle Veneri per passare più tempo in compagnia di Maria e delle sue amiche. Cogliendo questa occasione, il giovane contabile del Paradiso vorrà confessare alla signorina Puglisi la verità sul proprio passato. Attualmente non è chiaro se la mantia riuscirà nel suo intento. Infine, la serata di Marcello e Adelaide, intenzionati a stuzzicare la gelosia dei propri ex fidanzati, prenderà una piega del tutto inaspettata, tra i due soci e collaboratori scoppierà la passione.